bentrovati nell'angolo verde di Angela. Come sempre io avrei detto ci troviamo dentro la mia serra, purtroppo come sapete è andata distrutta. Ho trasferito parte delle mie piante nella veranda e questa è diventata una sorta di serra nursery, chiamatela un po' come volete. È chiaro che chi mi conosce e io assolutamente non potevo permettere di rimanere così mani nelle mani. Passiamo al video. Siamo dunque in febbraio, esattamente in fase di luna calante. Con questo mese piano piano cominciano a riprendere le attività delle piante. Le giornate si allungano e le gemme di alberi e di arbusti ornamentali, oltre che anche dei fruttiferi, incominciano a gonfiarsi. Per tutti coloro che quindi sono appassionati di orto e di giardino, questo è il mese in cui cominciamo con i preparativi. Vediamo un po' cosa bisogna fare nel giardino. Già nel mese scorso vi avevo rammentato che nel tappeto erboso non bisognava camminare poiché si rischiava di danneggiarlo. In questo mese ancora non ha iniziato la sua ripresa vegetativa e quindi non dobbiamo effettuare nessuna operazione per evitare di creare danni e rallentare lo sviluppo primaverile dell'erba. Se invece la brina è asciugata, approfittatene per effettuare un disserbo manuale di erbe infestanti. Dovete avere l'accortezza di asportare anche l'apparato radicale. Inoltre, in questo mese è opportuno cominciare a bangare sia il terreno che le aiuole in attesa che noi faremo nuovi impianti nelle aree destinate. Con la bangatura dobbiamo inoltre effettuare una buona concimazione. Vi consiglio un buon letame maturo. In questo mese i bulbi di narciso, di tulipano cominciano a germogliare, quindi se volete creare sul vostro davanzale o sui vostri balconi delle piacevoli macchie di colore, questo è il momento migliore. Avrete così in primavera i vostri balconi o i vostri davanzali tutti fioriti. In questo mese continua la potatura dei siepi, di arbusti, di rampicanti, ma anche la potatura sia delle rose che degli alberi da frutto. Oggi vi farò anche vedere la potatura della vite. A cui seguirà la presa di talè. Questo
questo è anche in mese, specialmente se il terreno non è gelato e qui ed è abbastanza asciutto, si può eseguire il trapianto sia di alberi che di arbusti ornamentali. Questo è anche il mese in cui dobbiamo recuperare la nostra stella di Natale. Mi raccomando, seguite i miei video, anche in questi metterò il link, nel quale vi insegno come recuperare la vostra stella di Natale. Per quanto invece riguarda i lavori da fare nell'orto, anche qui bisogna vangare il terreno, eliminare tutte le erbe infestanti e concimare abbondantemente la terra mossa. È anche il periodo questo per la messa a dimora di aglio, di scalogno e di cipolla. Nel nostro frutteto i lavori che dobbiamo fare è sostanzialmente di mettere a dimora alberi da frutto. Gli ultimi lavori di riordino e pulizia della zona dedicata a frutteto ormai sono quasi tutti terminati, per cui ci dobbiamo concentrare a questo punto sulle operazioni di potatura. Tralasciarla o effettuarla oltre il tempo dovuto, questo provocherà produzioni stentate. Una cosa che vi raccomando è che potare è un'operazione alquanto difficile. Per chi non è abbastanza esperto, rischia, facendo un taglio troppo profondo, di eliminare le gemme a fiore poste a termine del ramo, compromettendo quindi la produzione. Un consiglio: ebbene che per le prime volte fatevi affiancare da persone più esperte, così da apprendere la tecnica giusta. In genere l'albero da frutto entra in produzione l'anno successivo all'impianto, ma perché esso abbia il suo massimo di produzione ci vorrà non meno dai 4 ai 6 anni. Anche nell'oliveto questo è il momento di vangare attorno al tronco e di porre dell'ottimo letame maturo. Nella seconda metà del mese, che saremo in fase di luna crescente, possiamo mettere in semenzai riscaldati il basilico, la melanzana, il pomodoro, l'anguria, il melone, la zucchina, mentre all'aperto possiamo mettere la bietola, la carota, il prezzemolo, il ravanello, ma ovviamente io metterò, come nel mese scorso, un piccolo promemoria sia per quello che dovete fare in fase di luna calante che in quello che dovete fare nella fase di luna crescente. Se avete delle domande specifiche su un determinato argomento, vi chiedo di contattarmi via Facebook, di cui vi lascio il link nella descrizione, così ne possiamo discutere. Non mi resta a questo punto che salutarvi, rimandarvi al mese di marzo con il calendario lunare 2018. Noi ci vediamo nell'angolo verde di Angela con nuovi video. Ciao e una buona giornata a tutti!